Di nuovo qui in studio a Telegolfo, buonasera a tutti per questa nuova puntata di Mondo Fuzio Sud Pontino, il format che è dedicato essenzialmente alle formazioni del Basso Lazio dalla Serie B fino alla Serie D femminile. Parliamo di Serie B maschile, niente da fare, la Virtus Fondi, il Fondi classe 5 non riesce nella terza giornata a fare risultato, era comunque difficile fuori casa contro lo Sporting di Lodigiani, quindi il risultato finale è stato il 7 a 3, ma a quanto pare la formazione del Fondi classe 5 è stata in partita per buona parte del match, non è riuscito giustamente a fronteggiare le reti della squadra di casa, è riuscito solo con tre gol a avvicinarsi un pochino al risultato della squadra di casa. Sporting in genere, ricordiamo, formazione di grosso spessore. Frainetti, Di Martino e ancora Frainetti che hanno segnato appunto i tre gol per la formazione di Fondi, della Fondi Casa 5. Quindi sicuramente insomma si è migliorata ancora una volta rispetto alla settimana scorsa, ma chiaramente non vengono fuori ancora i risultati positivi. Dopo sabato prossimo di nuovo in casa ci sarà un altro match casalingo sicuramente non facilissimo, ma il pubblico di casa e sicuramente i ragazzi del Fondi Calcio 5 cercheranno in tutti i modi di fare il primo risultato utile casalingo e potrebbe essere la volta buona sabato prossimo contro la Futsal Isola, sicuramente una partita non facilissima, ma che si può provare a fare risultato. Passiamo al campionato di C1, la Ginnastica Studio Fondi, dopo la battuta d'arresto di sabato scorso, si riscatta contro l'Albano, quindi partita sicuramente molto bella, quella giocata dal Ginnastica Studio Fondi contro l'Albano, risultato finale 6 a 4, adesso c'è bisogno, appunto, c'era bisogno di confermarsi e la Ginnastica Studio Fondi l'ha fatto, le marcature Robert Stanziale, Stanziale appunto, e Tonini, Guastaferro e ancora Stanziale, quindi sicuramente insomma il match è stato molto bello. Abbiamo per questa partita le interviste da parte di Luca Figuccio e le sei marcature di questa partita. Mister, 4 vittorie su 6, a un certo punto pensava di perderla sul 5-4? Allora, no, sinceramente no, perché comunque i ragazzi si sono espressi bene. Tolti, diciamo, i primi 10 minuti, l'impatto iniziale non è stato dei migliori, però dopo abbiamo preso bene il campo, abbiamo giocato e, diciamo, abbiamo sviluppato anche un buon calcio a 5. Quindi diciamo che sono molto soddisfatto della vittoria di oggi, anche perché mancavano vari elementi per noi molto ma molto importanti. Diciamo che l'abbiamo condotta bene fino a un certo punto. Poi, verso la fine, quando loro hanno inserito il portiere di movimento, forse pensavamo già di averla vinta, abbiamo sofferto un pochettino, ma poi ci siamo rimessi, diciamo, bene in campo, abbiamo sistemato determinate cose e alla fine l'abbiamo condotta in porto comunque con un paio di gol di vantaggio, quindi sempre nella massima sicurezza, tolto 30-40 secondi, diciamo, dovuti anche alla stanchezza, proprio perché comunque ci mancavano degli elementi che potevano far rifiatare altri componenti comunque importanti per la squadra. Grazie. Prossimo turno per Ginnastica Studio Fondi in trasferta, partita sicuramente non facilissima, si andrà appunto contro Ciraecchi, quindi si proverà a continuare a fare risultato per provare a rimanere nelle zone di medio-alta classifica. Dunque, prossimo turno abbiamo sabato prossimo Mintun che gioca in casa contro CCP 1987, partita sicuramente alla portata, se si riesce a vincere fuori casa contro il Connect, sicuramente Mintun è entrata nel ritmo giusto di questo campionato. E poi c'è il derby fra Terracina e Città di Mintun, quindi vedremo insomma come andrà a finire, sicuramente insomma sono due partite da vedere in tutto e per tutto. E con Daniele Riso andiamo ad analizzare questa importante vittoria, la prima vittoria in esterna, è arrivata finalmente anche per voi, ma forse vi ha sbloccato quella della settimana scorsa e questa è stata veramente la consacrazione, la conferma.
Sì, è stata una partita molto dura, però ce la abbiamo fatta e questi 3 punti continuano il nostro cammino per un ottimo campionato. Ci stiamo allenando abbastanza bene, dopo le prime 2 partite un poco giù stiamo uscendo bene, con molto allenamento e stiamo dando molta grinta per la società e per tutti. Riso, ultima battuta prima di lasciarti andare ad abbracciare anche i tuoi compagni per questo successo. Il Minturno ha raggiunto la sua forma ottimale o manca ancora qualcosa? Siamo ancora all'80%, ci stiamo allenando bene, stiamo lavorando abbastanza bene in settimana, ora dobbiamo continuare in questo cammino. Noi dobbiamo solo pensare a lavorare bene e poi vediamo che i risultati arrivano. Basta che si lavora bene. Spazio adesso al campionato di Serie C femminile, importante vittoria fuori casa della Vis Fondi di mister Ciro Iorio, che ha vinto per 8-7 contro la Briciola Roma, e quindi riscatti, come si vuol dire, i mancati 3 punti tolti per la rinuncia di una squadra appunto romana. Quindi è importante questa vittoria, perché comunque si è giocato contro una formazione di ottimo livello, la formazione che si è ritirata, ricordo, da Libertas Ellera, quindi la vittoria che ha avuto la Vis Fondi 15 giorni fa in casa non vale, i 3 punti sono stati tolti, ma lei, ripeto, li ha recuperati subito in questa trasferta di Briciola, quaterna di testa di una neo ragazza acquistata nelle settimane scorse, che sta facendo sicuramente la differenza. Adesso la classifica vede un po', vede sicuramente la Vis Fondi crescere in classifica, ma è importante appunto aver vinto questa partita fuori casa, che dà uno smalto in più alla formazione di Ciro Iorio, che questa sera sta giocando la partita in turno infrasettimanale, poi sabato prossimo ancora una partita in campionato. Sicuramente, insomma, è un campionato da gustare in tutto e per tutto. Sì, chiudiamo il programma di questa sera Monte Futsal sul Pontino parlando del campionato di Serie D maschile e femminile provinciale. Partite sicuramente spettacolari quelle viste in questa giornata. L'Atletico Gaeta che pareggia 4-4 contro la Vis Fondi. Qui abbiamo due interviste realizzate dal sottoscritto. Poi ancora Atletico Sperlonga che sul classe di gol 3 Mensuoli. Il DLF Roma che si riscatta vincendo per 5-0 contro il Ventotene, e ancora il Palavagnoni che si conferma vincendo per 12-3 contro il Forum 105 Calcio. Ma credo che questa sia una squadra materassa, anche perché comunque perde tutte le settimane. Sporting Dracina, sorpresa, perde in casa contro San Giovanni Spigno, ma qui nello Spigno abbiamo giocatori che sono comunque quotati, tipo Lombardi ex Ventotene. Poi ancora Old Ranch 97 che mette sotto l'Olympus e quindi boccia questa squadra che sembrava poter partecipare alla zona alta della classifica, quindi 5-0 Old Ranch contro l'Olympus Sporting Club Minturno. E infine sconfitta casalinga per la Virtus Fondi Calcio a 5 contro l'Atletico Marano, quindi la squadra di Peppe De Giucci è riuscita appunto nell'impresa di vincere in trasferta. Per quello che riguarda il prossimo turno ci saranno appunto partite ancora più interessanti, il Ventotene che gioca con lo Sperlong, DLF Forme che ritrova l'Avizus Fondi Calcio a 5, l'Olympus che proverà a riscattarsi contro lo Sporting Terracina, Palavagnoli che gioca contro l'Old Ranch, qui diventa già un primo big match di sabato prossimo, San Giovanni Spigno che gioca contro l'Atletico Maran, qui anche questa è una partita da seguire, Tremensuoli e Atletico Gaeta, dovrebbe essere alla portata questa partita per l'Atletico Gaeta, e infine Vis Fondi, Forum 105, partita sicuramente tranquilla per la formazione di Fabio Padula. Per la femminile l'Atletico Gaeta viene battuto dall'Atletico Croccadaccia per 4-1 e il Formia Calcio 1905 vince 4-3 contro l'Igus Labrina, ma ricordo che il Formia 105 Calcio è la squadra dell'anno scorso della Città dei Formi, quindi già rodata per questo campionato di Serie D provinciale.
Le altre due formazioni del girone femminile, Ginnastic Studio Fondi perde in casa contro la Tega Rocca Massima per 7-0 e San Giovanni Spigno perde per 5-0 contro il Torice. Ma queste sono, ripeto, sono squadre costruite quest'anno, bisogna verificare se nelle prossime settimane riusciranno appunto a entrare in clima campionato. L'anno scorso i Ginnastici ci ha provato, in qualche frangente riuscire a fare qualche risultato, ma sono comunque campionati complicati e difficili per ragazzi che non hanno mai giocato al futsal. Prossimo turno, anche in questo caso, Atletico Gaeta San Giovanni Spigno giocherà domenica appunto alle 18, Atletico Rocca d'Arcia Cervaro e ancora Forum 105 Calcio Ginnastica Studio, c'è anche il secondo derby, sicuramente insomma è una giornata tutta da seguire. Adesso ascoltiamo le interviste realizzate dal sottoscritto al tema dell'incontro fra Bis Fondi e Atletico Gaeta, terminato per 4-4, direttamente al tecnico del Bis Fondi Fabio Batura, all'attaccante dell'Atletico Gaeta Damiano Sorrentino. È stata una bella partita, una gara molto intensa agonisticamente da parte di tutte e due le squadre. Effettivamente poteva vincere chiunque, potevamo vincere noi, potevano vincere loro. È stata veramente una bella partita, forse l'X è il risultato più giusto. Un'ottima squadra, puntano a vincere il campionato un po' come noi. E siamo forse ancora un po' indietro, però ce la metteremo tutta. Dobbiamo lavorare, ce la metteremo tutta per stare a livello delle prime del campionato. Però a un certo punto della partita mi sembrava che stavate proprio subendo troppo la sedia pesa e poi avete recuperato alla grande, no? Sì, è un... in una certa fase della partita siamo un po' calati, loro sono usciti fuori, forse potevano fare il colpo del KO. Siamo riusciti a tenere viva la partita, poi abbiamo accorciato, pareggiato, ci abbiamo creduto. Ingenuo è l'ultimo gol preso, ma alla fine è un buon pareggio. Sì, di solito è sempre così, quando può vincere uno, può vincere l'altro, di solito finisce in un pareggio, pure perché alla fine credo che sostanzialmente sia stato il risultato più giusto, perché il Gaeta comunque ha premuto, sul 3-1 per noi ha premuto tanto, ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito troppo il Gaeta, che comunque ha avuto il merito di rimanere sempre in partita, noi invece il demerito grosso di partire anche con delle ripartenze 3 contro 1, 2 contro 1, non siamo riusciti a chiudere la partita, quindi quando non chiudi la partita poi alla fine puoi rischiare quello che è successo con gli uomini come che è il Gaeta, comunque Sorrentino, Guerra, sono degli uomini che comunque non ti lasciano scampo. È una squadra che è il Gaeta, che come voi della Visfondi, che puntano alla vittoria, quindi è stata sicuramente una gara fra due squadre che puntano alla vittoria. Sì, no? Sì, sono due ottime squadre, io vi ripeto, conosco, ho allenato anche Sorrentino alla Ginnastic, conosco Guerra, conosco da tempo questa formazione, una squadra che forse uscirà un po' alla lunga perché credo che stanno pagando i carichi della preparazione, perché sono tutti abbastanza alti e grossi come giocatori, però sono sicuramente una squadra accreditata, come del resto lo siamo noi, quando recupereremo anche altri elementi sicuramente saremo lì per la vittoria finale. Di nuovo in studio per salutarci, questa nuova puntata di Monte Futsal Sud Pontino vi ha regalato notizie che riguardano tutto il Basso Lazio, speriamo insomma di avervi fatto cosa gradita. Salutiamo Roberto Martin da Latina e Carmine Napolitano, che ci sarà con noi sabato, martedì prossimo, per questo programma appunto Monte Futsal, quindi appuntamento alla prossima settimana.